Grazie, buonasera a tutti. È bello essere ancora un'altra volta alla Bergenfrecce. Devo essere veloce perché non è che abbiamo un ospite, non possiamo definire Matteo un ospite essendo lui a casa propria qui a Bergamo, e quindi è uno di noi, è un bergamasco adottivo, anche se tifa per il Milan e glielo perdoniamo questa sera perché siamo buoni. Però due cose vi volevo dire, e sono due cose secondo me importante che ci devono far riflettere. La prima, sempre sul discorso Salva Roma, c'erano 4 miliardi per Roma, sono rimasti nel decreto mille proroghe che oggi hanno fatto. In quel decreto c'erano 220 milioni per il Comune di Milano e ci dicevano: guardate che c'è qualcosa anche per voi, questi soldi nel mille proroghe non ci sono. Quindi hanno fatto solo quella parte di Salva Roma che interessava a Roma all'interno del mille proroghe e tutto il resto se lo sono dimenticate. Anche queste sono cose che dobbiamo assolutamente ricordare. La seconda è un flash. Dal giorno di Natale ho incontrato una mezza dozzina di lavoratori bergamaschi che ahimè hanno perso il posto di lavoro. Parlando con loro, cercando di aiutarli naturalmente, dandogli qualcosa in termini anche di solidarietà concreta, mi dicevano, beh, la Lega in effetti aveva ragione sul discorso dei dazi, aveva ragione sul fatto che saremmo stati invasi da tutta una serie di persone che venivano qui a prendere dei posti di lavoro e magari a lavorare sotto costo e quindi togliere il posto di lavoro alla nostra gente, a tutti coloro che effettivamente pensano solo di voler lavorare senza aver rotture di scatole quotidiane. Aveva ragione su tanti di quegli aspetti, compreso le quote che andavano abolite tanti anni fa e che avrebbero permesso, se attuate quelle idee, di evitare tanti dei problemi che oggi abbiamo. Sentirsi dire queste cose da lavoratori in difficoltà, ma soprattutto da lavoratori che non hanno mai votato la Lega, perché qualcuno, soprattutto all'interno del sindacato, gli aveva inculcato altre idee, vuol dire che c'è una speranza per noi, perché c'è all'interno della coscienza delle persone la consapevolezza che bisogna cambiare. Questo, sommato a quello che diceva Nunzio prima, cioè i famosi leghisti di ritorno, ci può dare orgogliosamente quella spinta per poter riprendere le redini del comando che vanno prese e mantenute per dare risposte alla nostra gente. Abbiamo un nuovo segretario federale che tra poco parlerà, che ha tracciato una linea. All'interno di questa linea sono ben definiti quelli che sono i singoli ruoli e cosa deve essere fatto. Credo che noi si debba marciare tutti compatti, uno a fianco all'altro, per raggiungere quell'obiettivo. Auguri a tutti e ricordiamoci di essere orgogliosi di essere della Lega.